All'interno di Smart City Exhibitions, presso la Fiera di Bologna, Istat ha organizzato Data Lab, un laboratorio per diffondere la cultura del dato statistico. I dati statistici sono molto importanti per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. In primo luogo, il dato, soprattutto se accessibile, reso aperto, riutilizzabile da parte dei cittadini, consente di misurare l'effetto dell'azione pubblica. Quali possono essere, gli impatti di un provvedimento, ad esempio, di una politica? Benché in ritardo, la cultura del dato si sta diffondendo in Italia. Categorie come quella dei giornalisti ne fanno un uso crescente, ma non sempre consapevole. Istat si è occupata anche di questo. L'Istat ha deciso di fare un forte investimento per soddisfare una domanda sempre più crescente da parte dei media di dati. E questo tipo di investimento va dall'offerta di nuovi servizi come i servizi di visualizzazione del dato e in particolare anche offrire attraverso la sala stampa online la possibilità di dialogare direttamente con il personale specializzato al fine non soltanto di fare un uso sempre più ampio dei dati, ma di farne un uso corretto e di salvaguardarne la qualità. Cultura del dato, democraticità, media. Istat ha fatto riflettere su tutto ciò nelle giornate bolognesi di Smart City Exhibitions, spingendosi anche oltre, ipotizzando nuovi parametri di valutazione del benessere collettivo. È il progetto BES. Benessere equo e sostenibile è un progetto molto ambizioso che l'Istat ha portato avanti insieme al CNEL, alla società civile, a tutto l'associazionismo, perché vogliamo misurare il benessere delle persone oltre il PIL. Ma vogliamo misurare questo benessere all'insegna dell'equità e all'insegna della sostenibilità, cioè vogliamo far sì di capire se il benessere di oggi non sta intaccando il benessere delle generazioni future e vogliamo misurarlo anche per le grandi città. Un segnale importante sulle prospettive di un nuovo modello di sviluppo più capace di futuro sembrano trovare conferma dai dati del nono censimento Istat sul settore no profit. Sono aumentate a 301.000 le istituzioni non profit attive. C'è stato un forte incremento dell'occupazione nel settore del no profit in termini di dipendenti. A questi poi si assommano i volontari che hanno raggiunto la bella cifra di 5 milioni che sono importanti in questo che noi chiamiamo terzo settore.